Buona giornata a tutti e dopo la chiacchierata con Franco rieccomi qui in trasmissione con la trasmissione magia Stregoneria Paganesimo. Vi ricordo che non prendo le telefonate all'inizio e prenderò le telefonate soltanto 10 minuti verso la fine della trasmissione. Perché questo? Perché siamo accorti che in questa trasmissione c'erano alcune persone che sono organizzate per massacrarci per telefono. Un attimo. Pronto? Sì? Da Treviso. Dimmi. Senti, prima insieme a Franco, se ti ricordi, ti ho esposto così la teoria matematica così che a Russell, no? Che grosso modo lui fa riferimento a una cosa che se posso... No, io però devo cominciare... È un po' spassosa, sai? Sì, ma io devo cominciare un po' la trasmissione, però. Sì, magari ne parliamo più tardi. Ti tengo un attimino solo per specificarti alcune cose. Ma devo andare avanti con la trasmissione? Sì, tu cerca di capire, Claudio, dopo metto giù e ti ascolto, se, come dice lui, questa formula matematica che è abbastanza complessa, che ci sono varie configurazioni geometriche e vari intervalli di tempo, tu capisci che è come se ci avesse detto tutto e niente. Certo, questo è vero. Claudio, ciao. Ma è vero, Giuliano, cioè, sono perfettamente d'accordo con questo discorso, cioè è detto tutto ed è detto niente, perché dopo alla fin fine bisogna vivere, bisogna affrontare la vita. Comunque quella era la trasmissione con Franco e i discorsi che facciamo con Franco sono dei confronti e dei discorsi fatti da persone che hanno una visione della vita e che raffrontano la loro visione della vita. Per cui è una cosa importante, però è la cosa che facciamo io e Franco, è la cosa che ci appartiene a noi e questa cosa che ci appartiene a noi la estendiamo a tutti quanti in modo che tutte le persone possano trarre qualcosa che gli può servire. Serve molto a noi e come serve a noi speriamo, ci auguriamo che serva anche agli altri. Allora... Detto questo, riprendiamo la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo, la trasmissione che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5 e in particolar modo continuiamo a leggere il nostro discorso sugli oracoli caldaici. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Oggi non c'è Francesco perché ha avuto impegni di lavoro, però la trasmissione è avanti come sempre. E in questa trasmissione l'articoleremo in questo modo. Prima di tutto leggeremo un po' di oracoli caldaici. Siamo arrivati al frammento 162. Il frammento 162 della serie di Tonelli, che stiamo andando avanti a leggere. E poi prenderemo un po' di rassegna stampa, un po' di notizie che andremo a commentare. Sono indietro di rassegna stampa da agosto, per cui ho notizie vecchie da agosto, però al limite farò le più recenti anche per collegarmi con l'attualità. Frammento dunque 162 degli oracoli caldaici. Vi ricordo che la trasmissione invece della sera, delle ore 19, vado a leggere il Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Sono ancora alle introduzioni, ma penso che già questa sera penso di cominciare a commentare i vari aspetti di Tommaso Didimo, cioè della filosofia, del modo di essere del Tommaso Didimo. Allora, vediamo un attimino. Il frammento 162 degli oracoli caldaici della serie di Tonelli, e sono 191 oracoli, per cui siamo arrivati verso la fine. Abbiamo cominciato il primo di aprile, un bello scherzo che vi ho fatto, e stiamo per arrivare verso la fine. Frammento 162. Latra la terra su costoro fino ai loro figli. Latrare, un abbaiare furioso contro qualcuno. Perché l'essere terra dovrebbe latrare contro qualcuno? Perché quel qualcuno danneggia le trasformazioni dell'essere terra? Perché quel qualcuno, danneggiando quanto lo ha emanato,
danneggia se stesso che l'essere terra, sia se stesso che l'essere terra dal quale proviene. L'essere terra stesso, un latrare furioso, nei confronti di chi distrugge il divenire degli esseri cui appartiene. Un latrare furioso che corrisponde all'umano inveire nei confronti di chi ti distrugge, pur essendo impotente nei suoi confronti. Se è vero che le scelte appartengono a chi sceglie, è altrettanto vero che gli adattamenti devono essere costruiti dall'oggettività in cui quelle scelte vanno ad incidere. Chi distrugge gli esseri umani non distrugge la specie agendo contro di essa, ma la distrugge distruggendo i propri figli. La distruzione che proviene dall'interno della specie non è una distruzione immediata, dura e violenta, ma è piuttosto la distruzione costruita attraverso le generazioni, la distruzione che padri e madri operano attraverso la costruzione alla quale sottomettono i loro figli. Non è la distruzione della generazione presente, ma è la distruzione della costruzione del futuro cui i loro figli sono partecipi. Contro questo è il latrare furioso dell'essere terra. Se tu vuoi distruggerti, distruggi te stesso, ma non toccare il futuro, non costringere alla distruzione i tuoi figli affinché generino distruzione. La distruzione di una specie è la distruzione di una sequenza di mutamenti cui l'essere terra è partecipe. Quando si distrugge una sequenza di mutamenti, si distrugge anche l'essere terra, magari costringendolo a costruire nuove strategie affinché nuovi esseri o esseri già esistenti articolino se stessi per trasformarsi. Latra, impotente, davanti all'umana distruzione l'essere terra, ma col suo latrare alimenta libertà dentro se stessa. Alimentando libertà dentro se stessa, alimenta libertà dentro quegli esseri umani che ancora la percepiscono, affinché la alimentino bloccando lo sviluppo della sottomissione sia in se stessi che nella propria specie. Il latrare della terra, come quello di ogni coscienza di sé, che alimenta il proprio potere di essere, è impotenza nell'immediato, ma è arte del crogiolo alchemico delle trasformazioni. L'essere terra latra, e nel far questo concentra tutto se stessa, alimentando le trasformazioni. E passiamo al frammento 163. E non inclinare verso il basso, verso il mondo della luce nera. Gli sta sotto un abisso perpetuamente amorfo, senza contorni, avvolto nelle tenebre, sordido, che si compiace di simulacri, privo di luce noetica, rotante in eterno, rovinosa, mutila, tortuosa profondità, che sempre si sposa con forme corporee senza apparenza, inerti, senza respiro. Questo è il frammento 163, abbastanza lunghino come frammento, no? In questo frammento si manifestano le scelte dei soggetti della direzione nella quale imprimere la propria azione. Comunque l'azione del soggetto segue una direzione dalla quale imprime la trasformazione del soggetto stesso. Comunque il soggetto sceglie, l'esecuzione dell'azione è la scelta del soggetto, il non scegliere è scelta della direzione in cui agire. La vita di ogni essere della natura è un percorso che va dalla nascita del corpo fisico alla morte dello stesso. Ogni azione messa in essere da un soggetto altro non è che la rappresentazione della scelta del soggetto stesso. Le azioni conducono un soggetto nelle sue trasformazioni e determinano la qualità delle trasformazioni stesse. Il veggente è colpito dall'abisso del nulla, della dissoluzione della coscienza di sé e della consapevolezza che ha costruito l'individuo. Un abisso perpetuamente amorfo, che inghiotta chi non ha saputo imprimere una valenza noetica alle proprie azioni. Un abisso che inghiotta chi ha rinunciato al volo negli infiniti spazi luminosi del cosmo, preferendo l'oscuro della rinuncia e della sottomissione. È il nulla, perché privo di coscienza e di consapevolezza. È il nulla perché privo dello sviluppo delle sequenze di mutamenti di cui è portatrice lo sviluppo noetico di una coscienza di sé. Non inclinare verso il basso, non inclinare verso la sottomissione, verso la rinuncia del tuo potere di essere, verso la rinuncia dello sviluppo del tuo potere noetico. Anche se l'azione che porta allo sviluppo della tua soggettività può implicare un impegno apparentemente troppo grande, non rinunciare a svilupparti e a costruirti, non rivolgere verso la rovinosa, mutila, tortuosa profondità che sempre si sposa con forme corporee senza apparenza, inerti, senza respiro.
cosa significa in questo caso l'assenza di apparenza? Significa l'assenza di manifestazioni fenomenologiche, l'assenza di rappresentazioni soggettive che manifestandosi vengono rappresentate dal soggetto che le percepisce. In altre parole, significa la mancanza di coscienza di sé, la mancanza di rappresentazione. Inclinare verso il basso significa aver rinunciato a costruire se stessi nell'infinito dei mutamenti e giungere a completa distruzione delle possibilità di sviluppo della propria coscienza di sé. Giungere in uno stadio della propria esistenza caratterizzato dalla non esistenza, dall'assenza di manifestazione soggettiva, dall'assenza della propria volontà, dall'assenza della propria espressione fenomenologica nel mondo circostante. Inclinare verso il basso significa dissolvere se stessi, rinunciare a percorrere l'infinito dei mutamenti. E passiamo al frammento 164. E non inclinare in basso, c'è un abisso sotto la terra che trascina al di sotto della soglia delle sette vie, puntini, puntini, puntini. Le sette vie, o le sette rinascite della trasformazione misterica, ripresa dai neoplatonici, le sette vie sono le sette rinascite attraverso le quali la coscienza di sé, nata e sviluppatasi all'interno della natura, procedeva nella costruzione delle sue trasformazioni. Io non ho consapevolezza delle sette rinascite, ne conosco quattro: la fetale, il fanciullo e la fanciulla, l'essere umano adulto, al di là del proprio sesso, e l'essere luminoso. Le trasformazioni che si percorrono in quanto esseri luminosi appartengono alla trasformazione propria degli esseri luminosi. Io preferisco curare gli elementi che portano alla trasformazione nell'immediato, anche se posso fare i miei viaggi del libro dei morti egiziano e di viaggi verso l'essere sole, l'essere terra o l'essere natura. Sono visioni che camminano parallele alla mia, anche se sgorgano da insiemi culturali diversi. Questo mi è comprensibile. Non mi sono comprensibili le trasformazioni dell'essere luminoso e le sue rinascite. In ogni caso, questo non è l'oggetto della mia ricerca. Non anelo a creare fantasmi sui quali trasferire le fantasticherie di una possibile vita e una situazione possibile, che altro non sarebbe che trasposizione di una diversa situazione dei miei desideri insoddisfatti nella presente esistenza. È più utile vivere strategicamente per soddisfare i miei bisogni che proiettare un principio d'attesa nei confronti di un futuro che, proprio perché si è proiettato un principio d'attesa, non si può più manifestare. È l'azione nel presente che costruisce il futuro, non l'attesa di quel futuro attraverso l'alimentazione dell'azione nel presente in funzione di un'attesa. L'abisso è il nulla della coscienza di sé, è la forza della rinuncia all'azione che trascina la coscienza di sé verso il basso dopo averla addestrata alla sottomissione. L'abisso è il baratro della disperazione e della sottomissione cui giungono gli esseri umani che, sconfitti dalle battaglie dell'esistenza, preferiscono fingere di non vedere la propria distruzione per illudersi di un rinnovamento che non arriverà, ma che darà loro molta soddisfazione, imponendolo a chi non è in grado di difendersi e di fondare il proprio futuro. E passiamo al frammento 165. Il frammento 165 è formato da sole tre parole: cerca il paradiso, puntini, puntini, puntini. Cerca il paradiso, cerca il giardino, cerca l'oggettività nella quale puoi continuare a costruire te stesso. Paradiso sta per giardino, il significato di paradiso è il giardino. Cerca l'oggettività nella quale puoi continuare a costruire te stesso. Trasforma l'oggettività in cui vivi in un paradiso nel quale gli esseri umani possono continuare a costruire se stessi, nell'infinito dei mutamenti. Cerca l'infinito nel quale far ardere il tuo fuoco della conoscenza e della consapevolezza. L'infinito in cui continuare a sviluppare il tuo potere di essere. Il paradiso è l'opposto... Scusate un attimo. Il paradiso è il giardino che, ricco e rigoglioso, costruisce la sua esistenza privando una parte del deserto della sua aridità. Di contro, il deserto è la distruzione del paradiso, è il nulla in cui la coscienza di sé e la consapevolezza non possono espandersi, ma vengono distrutte e annichilite dalla non coscienza e dalla non consapevolezza. Il vuoto che cresce dentro all'essere umano
che rinuncia a prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Cercare il paradiso deve essere inteso come l'azione del soggetto che costruisce il paradiso come oggettività nella quale articolare la propria esistenza. Il termine cercare e trovare sono termini che indicano l'azione nei confronti di una staticità esistente e immanente nei confronti del soggetto. Un'immanenza che viene interpretata in termini spaziali. L'azione del soggetto è un'azione magica in quanto è azione di trasformazione dell'oggettività in cui il soggetto agisce. L'azione del soggetto è azione di trasformazione di se stesso attraverso l'azione nell'oggettività in cui agisce. L'azione nell'oggettività è il risultante, risulta in termini temporali, dove per ricerca non è il raggiungimento di un luogo, ma è la costruzione di quel luogo come trasformazione della relazione soggettività-oggettività impressa dal soggetto attraverso la sua azione. Cercare il paradiso non deve essere inteso come la ricerca di una situazione immanente, ma come la trasformazione magica operata dal soggetto nell'oggettività attraverso l'uso della propria volontà e delle proprie determinazioni. Sia il paradiso l'obiettivo delle tue azioni, un paradiso che costruisci nell'oggettività. Mentre lo costruisci nell'oggettività, trasformi la tua soggettività proiettandola nell'infinito dei mutamenti. E questo concetto trasformare la vita in un paradiso o l'attesa del paradiso che ti regala il Dio padrone, cioè trasformare la vita in un giardino in cui si può vivere bene, o l'attesa del premio del paradiso del Dio padrone, è stata un'antichissima sfida fra i pagani, fra le zone misteriche pagane, le ultime che sono rimaste, e il cristianesimo che invece voleva l'assoggettamento. Cioè, pur usando un termine, il termine paradiso è significato, ha una significazione, credo che sia persiana l'origine del termine, che significa giardino, pur usando tutti e due questa immagine, il senso che si dava all'immagine stessa discriminava la dottrina di chi costruiva o meno quell'immagine. E passiamo a un altro frammento per oggi, ne faremo altri due soltanto, e facciamo il frammento 166. Centro, e a partire da esso tutti i raggi sono uguali fino alla circonferenza. Col termine centro si indicano sempre cose diverse. C'è ad esempio il centro del fine da raggiungere, c'è il centro, la fonte delle cose, ed un centro per ogni cosa. Quando si usa centro in questo modo si sta ad indicare un punto d'inizio di un qualche cosa che esplodendo si dilata in ogni direzione. Il centro del più piccolo frammento da cui ebbe inizio la coscienza di sé si è dilatata in tutte le direzioni che hanno portato la mia esistenza e alla mia crescita. Attraverso quella crescita io conservo un centro a partire dal quale è stata costruita la circonferenza del mio essere, e comunque le tensioni dal centro alimentano la circonferenza spingendola a dilatarsi. Se questo discorso lo posso fare per me, lo posso fare anche per l'intero universo, come posso leggere Orfeo in Aristofane. In principio vi era Eros, notte, il nero erebo, l'ampio tartaro, e non vi era la terra, né l'aria, né l'oceano. Negli infiniti recessi di erebo genera per primo notte, dalle nere ali di un uovo senza seme, dal quale convolgere delle stagioni germoglia Eros, desiderato splendente, nella schiena per le ali dorate, simili a vortici tempestosi. Questi, unendosi all'alato caos, di notte nel vasto tartaro, procreò la nostra stirpe e per prima la condusse alla luce. Dopodiché ho letto una parte del resto di Aristofane, penso che la sboccatura, cioè l'uso di termini sboccati che vengono usati oggi sia un giochino da ragazzi. Il centro è il caos del quale germoglia Eros. Eros che si slancia in tutte le direzioni della vita, un movimento universale. Il disco giallo in campo nero produce il Big Bang e sparge tutto intorno l'energia vitale inconscia. Dal vertice all'estremo tutti i raggi sono uguali. La prima cellula che divenne coscienza di sé nel brodo primordiale irradiò
l'intero brodo primordiale di consapevolezza e conoscenza, generando cellule o frammenti di coscienza di sé capaci di esercitare volontà in ogni direzione. Così ogni coscienza di sé è un centro dentro un centro dove i raggi sono uguali, e quel centro è dentro un centro e dentro un altro centro che per giungere alla periferia i raggi sono uguali. Il frammento descrive il movimento universale dello sviluppo della coscienza di sé. Dall'inconsapevole portano alla formazione della coscienza universale. Circonferenza dentro circonferenza. Dopo vale anche il discorso che abbiamo fatto prima con Franco, che ha fatto Giuliano, credo che ha telefonato, non so se ha fatto Giuliano o un altro, degli infiniti fenomeni che sono cause e sono fenomeni che sono causa, l'insieme di fenomeni è causa, i singoli fenomeni sono cause, gli insiemi sono cause e viceversa, e le cause a loro volta diventano fenomeni, ma questo è il movimento universale. Circonferenza dentro circonferenza, sfera dentro sfera. Lo sviluppo della coscienza di sé, dal soggetto alla specie a cui appartiene, in particolare per gli esseri della natura, è una sfera di consapevolezza che, generata all'interno di una sfera di consapevolezza, tende ad espandersi nell'infinito. Il frammento indica correttamente il respiro della formazione dell'universo, centro, e a partire da esso tutti i raggi sono uguali, fino alla circonferenza. E facciamo l'ultimo frammento per oggi, che è il frammento 167, puntini puntini puntini, contenendo il principio delle tre ali. Quali sono gli attributi del Dio? Necessità, intento e volontà. Attraverso questi elementi il Dio può volare nell'infinito. Attraverso questi elementi l'inconsapevole si trasforma in consapevole. L'elemento triadico alla base della formazione della coscienza di sé è quanto porta il singolo essere a librarsi nell'infinito dei mutamenti, costruendo se stesso. Qualunque cosa contenga o sia espressione di tutti questi tre elementi eserciterà sempre il proprio libero arbitrio, adattamento soggettivo alle variabili oggettive. L'esercizio del libero arbitrio attraverso l'esercizio della propria volontà lo trasformerà in un Dio che costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti. Contenendo questo principio si distinguono gli dèi dai non dèi. Fra gli esseri umani si distingue fra chi esercita la propria volontà e le proprie determinazioni da chi, soggettivando la sottomissione, rinuncia all'uso della propria volontà per trasformarsi nell'infinito dei mutamenti. E questa differenza fra Dio e non dèi è una differenza che è fondamentale, anche perché dal punto di vista sociale ha spesso provocato dei grandissimi casini. Cioè, nel senso che spesso si è voluto ridurre questo essere Dio, non essere Dio, trasportandola in termini sociali. E invece proprio la trasformazione di questo essere Dio, non Dio, in termini sociali ha creato dei grandissimi casini. Perché questo? Perché il fatto che un essere umano rinunci a non essere Dio, cioè a non sviluppare la sua volontà per costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti, questo appartiene al singolo essere umano, non appartiene al suo essere sociale. Purtroppo, cosa appartiene al suo essere sociale? Appartiene al suo essere sociale la sua voglia di espandere il suo essere in ginocchio, e questo deve essere impedito. Ed è importantissimo che questo venga impedito, ma venga impedito da cosa? Dalla società civile, venga impedito dalle leggi, venga impedita dalla morale comune, non può essere impedito da cose diverse. Per cui tutta la guerra sociale che c'è stata fra chi voleva costruire se stessi e chi non voleva costruire se stessi, fino all'altro ieri, si è sempre ridotta in roghi, torture, galere, fuochi. Perché? Perché chi non voleva costruire se stessi doveva impossessarsi degli esseri umani. E questa contrapposizione è una contrapposizione che penso non avrà mai fine nella contrapposizione in sé. Cioè, questa contrapposizione ci sarà sempre, si manifesterà sempre in maniera diversa. Quello che è importante invece è che ci sia la consapevolezza che se qualcuno rinuncia a costruire se stessi, non è che rinuncia ai propri diritti sociali, però non può né impossessarsi del sistema sociale, né imporre al sistema sociale di rinunciare a se stesso, né imporre al sistema sociale di essere in ginocchio. Se uno adora il macellaio di Sodoma e Gomorra,
può adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra, ma questo non toglie che quello che lui adora sia il macellaio di Sodoma e Gomorra. Nessuno gli impedisce di mettersi in ginocchio, quello è il guaio. È che chi si mette in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra deve necessariamente impedire agli altri di seguire il proprio credo, la propria fede, i propri input. E non c'è una contrapposizione di chi adora il macellaio di Sodoma e Gomorra. Chi adora il macellaio di Sodoma e Gomorra non ha delle ragioni da imporre alle persone, attenzione, ma oppone alle persone il suo essere mafioso, cioè impone alle persone la sua debolezza, il suo essere in ginocchio, la truffa, la menzogna, il ricatto. E questo è un altro problema sociale che dovrà essere risolto in qualche modo. Boh. Chiudiamo gli oracoli caldaici e passiamo un attimino alla nostra rassegna stampa. Visto che oggi non c'è Francesco, allora ci facciamo un bel pochino di rassegna stampa prima di dare il via alle telefonate. Prenderò solo la rassegna stampa precedente, per cui, recente, per cui avrete soltanto le notizie degli ultimi tempi, non avrete, accidenta, ci ho bloccato, non avrete notizie più vecchie, che però le riprenderemo. Io ho un buon schedario anche molto in ordine, posso sempre tirarmi fuori la serie di notizie che mi interessa. Cominciamo dalla Repubblica del 27 dicembre 1999. Lacrima, la statua della Madonna folla in Irpinia. Ad Avellino da alcune ore sta facendo gridare al miracolo a Rotondi, un centro dell'Irpinia dove si trova un paio di chilometri da Cervinara, una statuetta della Madonna, dagli occhi della statua, secondo alcuni, sarebbero spuntate delle lacrime. E siamo sempre alla solita buffoneria, cioè siamo sempre al solito uso della superstizione. Che differenza c'è fra il mago in televisione che vi vende il fumo e quelli che vi vendono il fumo e vi mettono in ginocchio davanti a Madonna? Nessuna differenza, tutti e due mettono in ginocchio per rubarvi la vita. Ricordatevelo sempre questo: quando si mette in ginocchio delle persone non si fa solo ed esclusivamente per rubarvi la vita. Poi c'è un altro fatto, anche nel Mantovano, da Paris della Madonna, poi vedremo, non è solo in Irpinia, cioè non è solo al sud, anche al nord vedono la Madonna. Le bimbe ebree restano col papà, dalla Repubblica del 24 dicembre 1999. Questo è il finale, diciamo così, una parte finale della storia di quelle bambine ebree, portate via dalla madre perché lei era ebrea, aiutata da ebrei ortodossi, nascosta in un kippur, almeno così doveva essere, più o meno in Israele, trovate dal padre con l'aiuto della polizia eccetera, riprese, la magistratura ebraica li ha rimandati in Italia, e c'è la contrapposizione fra chi delle due religioni deve possedere, in realtà, perché si tratta di possedere queste bambine. A questo punto c'è una contrapposizione religiosa, io non so lui in che posizione siano, però mi sembra che in questa contrapposizione religiosa, specialmente da parte degli ebrei in questo caso, ci sia più una questione di possesso religioso, cioè le persone come possesso religioso. Ricordiamo che la tecnica di portare via i bambini, specialmente agli ebrei, è sempre stata una vecchissima tecnica praticata dai cattolici, cioè proprio la distruzione del futuro, cioè il bambino rappresenta la costruzione del futuro. Portare via a una popolazione, a qualcuno, i figli, significa tentare di portargli via il futuro. E quello del sequestro di bambini agli ebrei è sempre stata un'operazione fatta dai cattolici, da sempre, fin da Re Caredo fino all'altro giorno. Credo che alcuni avvenimenti siano venuti anche in questo secolo abbondantemente. E passiamo a un'altra notizia, Repubblica del 27 dicembre 1999. Allora, Cina, arrestati 40 cattolici. Ora, i cattolici in Cina devono imparare a rispettare le leggi. I pagani, qualunque pagano esso sia, è tenuto a rispettare le leggi, la Costituzione e i dettami sociali. È tenuto a migliorare il sistema sociale in cui vive. I cattolici distruggono i sistemi sociali, vedi la distruzione ad opera dei missionari dell'Africa, America Latina, dell'Asia, le guerre dell'oppio in Cina, fra l'altro, per vendere gli oppi ai cinesi,
fatte dagli inglesi, sempre cristiani, per spacciare oppio, per le loro pratiche. Ogni pagano, lo dico, deve rispettare le leggi e deve migliorare il sistema sociale in cui vive. I cattolici invece devono distruggere il sistema sociale per impossessarsi del sistema sociale in cui vivono. Questa contrapposizione c'è in Cina, la Cina ha altre contrapposizioni come vedremo fra un po' più avanti. O i cattolici imparano a rispettare le leggi o loro non possono pretendere l'immunità perché sono cattolici. Cioè, se un pagano dovesse usare il paganesimo, dovesse usare per fare spionaggio, per fare spaccio, per fare porcherie, io non avrei nessun dubbio a denunciarlo immediatamente. Cioè, la religione e il paganesimo che stiamo costruendo ha delle regole morali precise. Chi viola quelle regole morali viene denunciato, punto, e basta. È chiaro che dopo si comprendono le debolezze delle persone, si comprendono tantissime cose, ma questo non significa che non vada denunciato. I cattolici invece, come vedremo anche l'organizzazione della Fulan in Cina, usano le loro organizzazioni anche per spionaggio, cioè anche per delle cose che sono contrarie a quelli che sono i doveri sociali, quelli che sono i doveri etici, i doveri delle persone. Se queste persone dicono noi vogliamo fare la rivoluzione in Cina, bene, fanno la rivoluzione in Cina e si pagano il prezzo che nel far questo la loro scelta comporta. Però se loro violano le leggi non hanno il diritto di chiedere l'impunità perché hanno violato le leggi. Cioè il fatto di essere cristiani non gli dà l'impunità, come il fatto che uno è pagano, non è che se fa un reato alla mia simpatia, no. E lui ha fatto il reato, si paga il reato, poi ci possono essere delle giustificazioni per cui lo capisco, beh, questo è un altro discorso, oppure se il reato è infame, chiaramente c'è una certa ripulsa, ma il fatto di appartenere a un sistema religioso, un sistema di pensiero, non dà il diritto di chiedere l'impunità per i reati commessi, e i cattolici ne commettono parecchi. Allora, la destabilizzazione della Cina, vi ricordo che è fondamentale per i cattolici, vuol dire portare in Europa almeno 7-8 milioni di donne da prostituire e qualche decina di milioni di bambini da vendere. Questa è una cosa veramente obbrobriosa. Yang Assa, quel rogo che oscurò la verità. Ricordate, io vi ho già parlato di Yang Assa. Vi ho parlato a proposito delle tesi di Wyclef all'interno del Gesù di Nazareth e l'infamia umana, nella relazione fra Gesù e i farisei, e vi ho già detto come la Chiesa Cattolica nel bruciare vivo Ass, nel bruciare Ass, e non ha bruciato Wyclef perché era morto da 20 anni, non ha fatto altro che rispettare i dettami del spazio di Nazareth. Nel 1414 Ass si reca al concilio di Costanza su invito del re Sigismondo, e aveva anche un salvacondotto, fra le altre cose, per convincere l'assemblea della propria ortodossia. Malgrado il salvacondotto reale, viene arrestato e non avendo accettato di ritrattare le proprie idee, arso. Non è vero. Yang Assa, come dichiarazione, disse: io accetto di abiurare qualunque cosa, quello che volete, meno che le tesi di Wyclef. Dice, le tesi di Wyclef non si toccano. Questo per cui aveva abiurato se stesso, non aveva abiurato le tesi di Wyclef. Il rogo, lungi da estinguere le idee di Assa, che erano quelle di Wyclef, Assa praticamente le rappresenta, ne trasforma la dottrina in un appello rivoluzionario che nel 1419 fa scoppiare la rivolta degli Ussiti. Yang Assa viene considerato un martire e un santo della riforma in Boemia, e la sua figura viene mitizzata come quella di un campione del diritto nazionale ceco. In molti contadini e nel secolo XIX lo stesso movimento operaio vedono in Ass un precursore delle loro aspirazioni sociali. Alla luce della critica storica, la sua figura, che è stato un grande punto di contesa nel passato, ha detto Wojtyla, può ora diventare un soggetto di dialogo. Col cazzo. Yang Assa ha risposto a delle tensioni di libertà. Quello che lui ha variato all'interno del pensiero cattolico al suo tempo era ciò che il respiro di libertà aveva messo dentro di lui nel suo tempo. Cioè la tensione di libertà che lui aveva, lui ha espressa in quel momento. La Chiesa Cattolica
non riuscirà mai ad avere beni e cose sufficienti per pagare l'orrore che ha fatto Yanas. E sto parlando di Yanas, quando uso queste figure, Giordano Bruno, As o altre, le uso come esempi estremizzati, ma la Chiesa Cattolica non ha neanche potere e patrimonio abbastanza per pagare ciò che ha fatto alla più infima donna quando gli cacciava un ferro rovente nella vagina. È chiaro questo? Tanto per essere chiari, perché nulla va dimenticato. Questo deve essere chiarissimo. Yan As ha risposto al suo principio di libertà. Ha risposto al principio di libertà e il Wojtyla di quel tempo, non è importante, va fuori la responsabilità va fuori dallo spazio e dal tempo, è responsabile di genocidio. Chiaramente il respiro di libertà di Yan As è rimasto nella storia, è rimasto e si è trasferito alle lotte sociali, prima le lotte contadini e le lotte operaie, proprio anche del XIX secolo, cioè nel senso che sono arrivate fin verso la fine del 1800, cioè le aspirazioni di libertà di Yan As. Per cui pensate un po' quanto fu importante quest'uomo. Noi ne abbiamo già parlato, abbiamo anche parlato di tutte le tesi di Wirklef, di quasi tutte almeno le tesi di Wirklef, e comunque ogni tanto ne riparleremo ancora. Passiamo alla Repubblica del 22 dicembre 1999, discorso di Wojtyla, anche un Papa debole può guidare la Chiesa. Io auguro a questo Papa di morire nel suo letto, lentamente, pagando le sofferenze che ha infierito su tutti chi non si poteva difendere. L'autorità del Papa deve essere un servizio. Titolo al Gazzettino del 22 dicembre 1999. Un servizio di morte. Un servizio di morte per l'umanità. La distruzione dell'umanità. Costringere l'umanità in ginocchio per poterla rapinare della vita. Questo è il servizio di Wojtyla. E passiamo alla Repubblica del 22 dicembre 1999. C'è una protesta, naturalmente, di ebrei protestanti che rispondono al cardinale Ruini. Noi non ci riconosciamo in questo giubileo cattolico. Beh, in effetti credo bene. Lutero si è spaccato proprio sul giubileo, sui soldi delle indulgenze. I Valdesi critici sul mea culpa e i perdoni speciali. Ricordo una cosa. Il torturatore riceve eventualmente il perdono dal torturato. Non è il torturatore che perdona se stesso per aver torturato. Questa è solo gentaglia come Wojtyla e come i cattolici fanno queste porcherie. Repubblica del 21-12-1999. Sono sempre più numerosi i bambini e gli adolescenti che muoiono ammazzati. Il fenomeno investe anche i paesi ricchi, il demone dell'infanzia. Questi sono i semi dei cattolici, i semi dei cristiani come hanno distrutto la vita. Se fai un'azione oggi, quell'azione oggi ha questa risposta, ma questa azione va all'interno di un sistema fenomenologico che va a costruire anche delle risposte dopo. La responsabilità non è data soltanto dall'azione fatta in quel momento o per quella cosa o quella decisione. La responsabilità è una responsabilità che va nel tempo. Cioè, sei responsabile di tutte sei responsabile di tutti quegli effetti che produci come reazione alla tua azione fatta. Ma dove io vi dico, ci sono tre colonne fondamentali per lo spaccio dell'eroina. C'è chi la semina, chi la produce, c'è chi la spaccia e c'è chi prepara le persone a prenderla. Ora, chi ha costruito le condizioni per cui seminare eroina, piantare eroina è più conveniente delle patate, ha delle responsabilità micidiali. Chi rende conveniente o permette che ci siano condizioni da rendere conveniente che delle persone si facciano 20 anni di galera pur di spacciare eroina, cioè spacciare eroina
è vantaggioso rispetto a 20 anni di galera, questa è una responsabilità altissima. Chi prepara le persone ad andare a comprare l'eroina agli angoli delle strade o dove vanno a comprarla, questa è un'altra responsabilità altissima. Ma se voi analizzate le responsabilità di chi è compartecipe nella costruzione dello spaccio di eroina, sono sempre i cattolici. Se sono i cattolici che vanno a costruire le persone che vanno a comprare l'eroina, sono i cattolici, le leggi che abbiamo noi, sono il risultato delle trasformazioni di leggi cattoliche. È l'economia cattolica che va a costruire le condizioni per cui quella persona che conviene piantare papaveri da oppio anziché patate. O se volete l'imperialismo, se volete il colonialismo. Tutte queste sono generate dal cattolicesimo. Sono effetti di adattamento di persone nate, cresciute, educate nel cattolicesimo. E quando una persona va a spacciare eroina o vende eroina, vuol dire che è più conveniente andare a vendere eroina, rischiare 20 anni di galera, che non alzarsi tutte le mattine per andare in fonderia a rovinarsi i polmoni. Allora chi è che ha costruito delle condizioni miserabili per la gente che alzasse la mattina e andava a lavorare in fonderia? Chi è che vendeva i bambini perché andasse a lavorare in fonderia fino a qualche annetto fa? È sempre i cattolici. Chi è che ha costruito le condizioni di merda per cui 250 milioni di bambini sono costretti a lavorare come bestie? Sempre i cattolici. Con tutte le variabili dei protestanti, con tutte le variabili dei musulmani, cambiate pure tutti i nomi, non è importante. Importante è che individuiamo esattamente la tensione di sottomissione, il bisogno di sottomettere, il bisogno di impossessarsi delle persone. E come questo dopo si trasferisce all'interno del piano sociale. Questo dobbiamo saperle. Guai se noi ignoriamo questo. È inutile che qualcuno dica, io ho fatto 3 milioni di mine, che se 6 milioni di invalidi. Sì, ma le teste delle persone che hanno costruito le mine o che hanno reso necessaria la costruzione delle mine, chi ha costruito quelle teste? La mina non si costruisce da sola, ma si costruisce in risposta delle esigenze, in risposta dei bisogni. Chi ha costruito quei bisogni e quelle esigenze? Allora si finge di non vedere cosa sono. Loro sono malvagi. No, hanno seguito semplicemente un bisogno e delle condizioni che il sistema in cui vivono ha loro imposto. Questo è. Guai se noi ignoriamo questo. Allora andiamo a giustificare il pazzo di Nazareth, andiamo a giustificare il macello di Sodoma e Gomorra, andiamo a giustificare Wojtyla, andiamo a giustificare ogni cristiano. No, non è possibile. Ogni cristiano è responsabile di morte e di genocidio. E il Gazzettino del 4 gennaio del 2000. 20 morti in Egitto. Scontri fra musulmani e cristiani copti nell'Egitto meridionale. 20 persone sarebbero rimaste uccise, in maggioranza cristiani. In maggioranza cristiani. Il che vuol dire che si stanno un po' sparando addosso, perché poi, cioè, non so, bastava che uno pregasse Allah da una parte e l'altro pregasse, non so, il suo Cristo dall'altra parte, non vedo il motivo di spararsi, se non il fatto che sono religione di possesso delle persone e ogni religione di possesso deve necessariamente distruggere l'altra religione di possesso, perché se una religione di possesso deve costringere tutte le persone nel territorio che controlla ad obbedire alla propria morale, alla propria etica, al proprio modo di essere, nello stesso modo deve fare la guerra a un'altra religione di possesso per sottomettere alla propria etica, alla propria morale e al proprio tornaconto il bestiame dell'altra religione rivelata. Per cui abbiamo la conduzione di due direttive di guerra, ce ne sono anche delle altre, ma consideriamo queste due. Per questo motivo si stanno sparando, non per costruire una vita migliore, non per costruire la libertà delle persone, non per costruire l'uguaglianza. Mi ricordo un po' alcune storie degli anni 60-70, no? Mi ricordo quando scendevo in piazza per il Vietnam, scendevo, io sono mai sceso in piazza, ma comunque diciamo c'erano le manifestazioni per il Vietnam, e poi ci furono altra gente che sollecitò delle manifestazioni simili, uguali, sollecitò o fece, non mi ricordo, per l'Afghanistan, per l'invasione sovietica in Afghanistan. Solo che la guerra del Vietnam era una guerra di liberazione, era una guerra in cui il principio
che conduceva era la libertà degli uomini e la libertà dei sistemi sociali, al di là di quello che dopo ha partorito, che c'è molto a discutere. Mentre invece combattere l'invasione in Afghanistan, la cosiddetta invasione, poi non era un'invasione vera e propria, serviva soltanto per mettere il velo alle donne, per costringere i bambini a strisciare, per costringerli a pregare, per distruggere il sistema sociale. Per cui da un lato nel Vietnam avevamo una spinta di libertà che apparteneva all'intera umanità, che diceva gli uomini devono essere tutti socialmente tutti uguali. Dall'altra parte, in Afghanistan, avevamo una tensione, una spinta che diceva devo sottomettere l'intero sistema sociale per distruggerlo. E guarda caso, tutte le notizie dell'Afghanistan sono sparite dalle pagine, la contrapposizione alla guerra, quando i Mujahideen sono entrati a Kabul e hanno messo il velo alle donne, le hanno cacciate via dal lavoro e tutto il resto. Cioè abbiamo due tensioni opposte e qualcuno voleva che si manifestasse per distruggere gli esseri umani in Afghanistan. Allora, sono due cose diverse e bisogna stare attenti cosa porta parteggiare per una cosa o parteggiare per un'altra. Vabbè, passiamoci alla Repubblica del 2 gennaio del 2000. Ecco la Madonna, 3.000 in preghiera a Mantova. 3.000 persone si sono date appuntamento ieri pomeriggio sul Monte Casale a Mozambano, in provincia di Mantova, per partecipare alla presunta apparizione della Madonna preannunciata mesi fa dall'ex vigile urbano Salvatore Caputa. Torno ancora a ripetere, queste cose equivalgono ai maghi in chiesa, equivale all'apertura della porta santa di Wojtyla, equivale a qualsiasi atto di superstizione. Cos'è la superstizione? È il fatto di essere convinti che una certa azione, una certa cosa, porti delle variazioni della propria quotidianità. Cioè, quel che va dal mago per avere i numeri da giocarsi al lotto è esattamente uguale a quello che va a fare il giubileo per avere la remissione di tutti i suoi peccati. Non cambia assolutamente nulla, nulla. E andiamo avanti ancora. Difendono la famiglia di uomo e donna, è uno dei beni più preziosi.